Ben ritrovati a tutti i runner di marathonworld.it. Oggi andremo a scoprire le end item. Disponibili in Italia a partire dal mese di luglio 2021, le Iten sono il modello più leggero del nuovo marchio keniano e fanno da spalla alle Lapatet, modello riservato alle lunghe distanze, ed alle Kobifora, scarpa per il trail. La produzione 100% made in Kenya non è da considerarsi una mera operazione di marketing, ma un dato di fatto. La scarpa è realmente prodotta nei laboratori africani. Non troverete all'interno etichette che indicano una provenienza asiatica, ma un prodotto completamente autentico. La struttura delle scarpe Enda vuole andare a ritrovare le sensazioni di una corsa naturale, proprio come quella dei grandi campioni keniani. Soprattutto nel modello Iten, la conformazione andrà a favorire un attacco con il mesopiede, il gesto biomeccanicamente più corretto. La sostenibilità economica e la riduzione dell'impatto ambientale sono al centro di Enda, con progetti che hanno già ricevuto certificazioni a livello internazionale. Tornando alle Iten, sono le scarpe più leggere del catalogo, ideali per correre veloce e, perché no, migliorare i propri primati. Il peso si aggira intorno ai 230 grammi, con una tomaia in mesh ultratraspirante ed un drop ridotto a 4 mm, proprio per avvicinarsi ad una corsa naturale. Prende il nome dalla piccola ma celebre città keniana considerata la culla dei maratoneti. La scarpa si ispira proprio a loro, offrendo un'ampia superficie della suola in grado di offrire un ottimo controllo dell'andatura ed un grip ottimale anche su sterrato. La tomaia, molto sottile, è abbinata ad una linguetta che offrirà un'aderenza massima del piede alle pareti. Appena indossate, si capisce subito come le Enda Iten siano un tutt'uno con il piede. Durante la corsa si avrà la piena percezione del terreno sotto di noi, riuscendo a controllare ogni passo e modulare attentamente la spinta. Queste scarpe, complice l'assenza delle schiume di ultima generazione, avranno come punto di forza la grandissima reattività. Non si avrà quindi un effetto molla, non gradito da tutti, ma un ritorno di energia naturale che vi farà restare pochi istanti incollati al terreno, proiettandovi da subito verso il passo successivo. Una scarpa che potremo definire old style, ideale per ripetute ed uscite veloci, soprattutto su asfalto. Starà poi alle singole preferenze del runner delineare il confine personale, in termini di chilometri o minuti, per quale la scarpa rende al meglio. La gomma a contatto con il terreno è un EBA a media densità, un materiale che inizialmente sembrerà molto rigido, ma che in realtà in corsa garantirà un buon comfort per una scarpa di questa categoria. Ottima anche la risposta del battistrada, completamente piatto e formato da decine di frecce che su asfalto indirizzeranno al meglio la spinta verso avanti, mentre in percorsi off-road garantiranno un appoggio stabile. Non a caso Enda indica questo modello adatto anche per uscite su sterrato, terreno prediletto per i keniani. Insomma, una scarpa di tutto rispetto considerando che si tratta di una new entry sul mercato italiano, già disponibile in decine di negozi presenti sul nostro territorio, utilizzabile in una vasta gamma di allenamenti specifici e sicuramente anche in gara. La recensione completa è presente su marathonworld.it, mentre se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto.